Nel principio c'era il nulla, il vuoto. In questo spazio vuoto emerse una primordiale palla di fuoco che miliardi di anni fa esplose. Questa esplosione produsse spazio, energia e materia. L'universo si espanse rapidamente, producendo elettroni, neutrini, fotoni e quark. Questi elementi cominciarono immediatamente a interagire, formando protoni e neutroni. La materia continuò a collidere e a aggregarsi, formando i primi semplici elementi, che si scontrarono in un brodo primordiale in espansione. L'evoluzione del cosmo e delle particelle continuava. Le stelle cominciarono a raggrupparsi, dando vita alle prime galassie. Poi, solo 5 miliardi di anni fa, successe qualcosa di meraviglioso. In una nuvola di gas all'interno della Via Lattea si formò il nostro Sole. Questa nuova stella diede vita a pianeti, lune e asteroidi. Intorno ad uno di questi pianeti, la Terra, si sviluppò un'atmosfera. Si ritiene che l'ambiente terrestre fosse sottoposto a continue eruzioni vulcaniche, lampi, perturbazioni atmosferiche, miscugli di atomi e di energia che diedero inizio alle prime semplici cellule viventi. In seguito, attraverso milioni di anni di mutazioni e di selezione naturale, comparvero alghe, meduse e platelminti, o vermi piatti. L'evoluzione delle specie portò alla comparsa dei pesci, da cui si svilupparono gli anfibi e infine, attraverso la selezione naturale, i rettili. Una parte di questi rettili si evolse in una varietà di creature comprendente anche i mammiferi. Alcuni di questi mammiferi divennero primati e poi, solo 600.000 anni fa, un gruppo isolato di essi diede origine ai progenitori dell'uomo. Questa è la nostra straordinaria eredità evoluzionista, tuttora in atto verso un destino ancora più alto nell'universo. Qual è l'origine dell'universo e di tutte le cose che vediamo in questo pianeta? Da dove siamo venuti? Salve, sono Roger Oakland. Molti di noi hanno riflettuto su queste domande. Quando però affrontiamo il problema delle origini, ci troviamo di fronte a solo due teorie, l'evoluzione e la creazione. Ci è stato fatto credere durante il XX secolo che tutto è nato tramite l'evoluzione. Il nostro universo, la Terra e tutte le forme di vita sono state il risultato di un'esplosione della materia e di miliardi di anni. Altri però credono che le prove conducano al creatore. Sarà vero? Cosa indicano queste prove? Gli scienziati, creazionisti ed evoluzionisti,
sono d'accordo nel dire che all'interno di ogni specie esistono grandi varietà. Darwin notò questa varietà e adattabilità fra i fringuelli. Notò che il becco dei fringuelli variava in forma e dimensione e che questa variabilità era collegata alla sopravvivenza degli stessi. Si crede che le attuali 450 razze di cani abbiano un unico progenitore. La maggior parte degli scienziati crede che questo progenitore sia simile al nostro lupo. Sempre gli scienziati osservano il fenomeno della sopravvivenza dei più forti. Evoluzionisti e creazionisti credono che gli animali più forti, più sani e più adattabili al loro ambiente hanno più possibilità di sopravvivere e di riprodursi di quelli più deboli e incapaci di adattarsi. Si possono anche osservare mutazioni di un gene. Il DNA di ogni organismo vivente contiene tutte le informazioni genetiche della vita. A volte si può verificare un errore nel codice genetico, per cui avviene una mutazione. Le mutazioni causano spesso malattie e possono essere indotte da radiazioni, da agenti chimici e da errori di duplicazione del DNA. In effetti, le mutazioni si verificano e producono ogni genere di cambiamenti nei geni. Difetti congeniti, malattie, organismi malati sono utili per spiegare l'origine di malattie, morte e disastri, ma non utili affatto per spiegare l'origine di qualcosa di nuovo, di caratteristiche mai esistite. Tutte le mutazioni conosciute sono all'interno dei geni già esistenti. Darwin era un bravo naturalista e trasse molte informazioni dalla natura. Quello che osservò fu il cambiamento che avviene in piante ed animali a causa dell'adattamento attraverso la variazione. Non si è mai osservato nella genetica che un organismo vivente muti radicalmente le proprie caratteristiche con quelle di un altro. Quello che si verifica è la varietà. La varietà esiste, l'adattamento si effettua, ma l'evoluzione non si manifesta. Mutazione, selezione naturale, adattamento. Questi sono punti su cui sono d'accordo sia gli evoluzionisti sia i creazionisti. Ma nonostante i punti d'incontro, esistono differenze sostanziali sulle quali il dibattito si fa rovente. C'è una così grande varietà di vita che non penso sia possibile per una persona, per quanto potente sia, di creare la vita schioccando le dita. Deve essere successo probabilmente in modo naturale, nel corso di milioni di anni. Non credo nella teoria dell'evoluzione. Sempre più scienziati, anche laici, stanno cambiando le loro opinioni perché l'evidenza non giustifica le loro conclusioni. Una parte di me crede nella teoria dell'evoluzione, probabilmente perché mi è stata insegnata. 4 anni di studio mi hanno fatto il lavaggio del cervello con la teoria dell'evoluzione. Abbiamo avuto inizio, come dicono gli evoluzionisti, con il Big Bang e con l'evoluzione dell'universo. Un aspetto interessante della teoria dell'evoluzione è il potere che essa esercita sull'immaginazione degli scienziati. Infatti, la applicano anche al di fuori del regno biologico, alle cose inanimate. L'hanno applicata agli elementi chimici, alle stelle, alle galassie. Si dice che l'universo stesso si stia evolvendo. Il Big Bang diede origine alla formazione delle galassie, delle stelle, dei pianeti e della vita stessa. È mai venuto ordine da una grande esplosione? Direi proprio di no. Le esplosioni causano caos e spargono pezzi di oggetti dappertutto, pezzi che magari facevano parte di un'unità omogenea. Qualsiasi esplosione distrugge, annulla. Non ci sono prove, per quanto io sappia, che un'esplosione, fosse pure il Big Bang, possa alla fine produrre esseri complessi come noi o come qualsiasi altro animale. Evolutionary thinking
Il pensiero evoluzionista viene applicato in molti rami della scienza. Nel campo della cosmologia evoluzionista si dice che l'universo sia il risultato di un'esplosione casuale avvenuta 15-18 miliardi di anni fa. Non ho mai riscontrato e non si può provare che un'esplosione produca un maggior ordine. Le esplosioni sono distruttive, sono la causa di degenerazione, non di spontanea generazione. Gli scienziati riconoscono che tutte le esplosioni conosciute diminuiscono l'ordine e la struttura e aumentano il caos. L'idea che il cosmo evolva viola la seconda legge della termodinamica, conosciuta come entropia. La seconda legge dice che con il passare del tempo l'universo diventa meno ordinato. Col tempo ogni sistema lasciato a se stesso va dall'ordine al disordine. Ogni giorno siamo testimoni dell'entropia, quando osserviamo gli oggetti invecchiare e deteriorarsi. Questo deterioramento della struttura contraddice apertamente la teoria dell'evoluzione. La seconda legge potrebbe aumentare l'ordine, come ad esempio la crescita di un bimbo in uomo o di un seme in albero, ma solo se si ha una fonte di energia esterna e un meccanismo per catturare quell'energia. Gli evoluzionisti non la posseggono. Come dice Sagan, il cosmo è tutto quello che c'è, niente di più. Non c'è energia esterna. Così la seconda legge è totalmente contraria alla teoria del Big Bang. Quello che osserviamo in cosmologia è questo. Qualsiasi cosa che vediamo sta invecchiando. Le stelle stanno bruciando il loro carburante. Ogni tanto una stella esplode e passa velocemente dall'ordine al disordine. L'unica cosa che osserviamo nell'universo oggi è che sta invecchiando e deteriorandosi. Sta andando dall'ordine al disordine, è sempre meno organizzato. There is an observation that scientists make in every field of science. Tutti gli scienziati osservano la cosiddetta legge dell'entropia, ossia come se l'universo fosse stato in qualche modo caricato ed ora si stia scaricando. Gli scienziati che studiano la cosmologia parlano della morte dell'universo dovuta al calore. È piuttosto chiaro, concettualmente, per quello che conosciamo, che l'universo, fra miliardi di anni, avrà una temperatura uniforme, per cui non ne sarà possibile lo sfruttamento dell'energia in lavoro utile. Non è sfuggito agli scienziati che l'universo sia stato disegnato e ordinato in un passato finito. Lo scienziato della NASA Robert Jastrow ha scritto: «La seconda legge della termodinamica applicata al cosmo indica che l'universo si sta scaricando proprio come un orologio. Se si sta scaricando, vuol dire che c'è stato un tempo in cui era completamente carico». Sorge allora la domanda ovvia: chi l'ha caricato? Gordon Van Villen affronta decisamente la questione nel suo libro Termodinamica quando scrive: «L'autore ha scoperto che la seconda legge tende a rafforzare la convinzione che c'è un creatore che ha la risposta per il destino futuro dell'uomo e dell'universo». Vediamo solo distruzione e mai innovazione. Penso che questo sia quello che la creazione abbia proposto dall'inizio. Nel principio tutto era molto buono, perfetto, proprio come Dio voleva. Ma poi, con l'ingresso del peccato nel mondo e con la maledizione di Dio sulla creazione a causa del peccato, la retribuzione del peccato è la morte, non solo nel campo della vita fisica, ma nell'universo. Tutte le cose stanno morendo, il sole si sta consumando, l'orbita della luna sta declinando e tutto va verso la degenerazione e la morte. Evoluzionisti e creazionisti concordano ora che l'universo è finito. Spazio, tempo e materia hanno avuto un principio. All'inizio del XX secolo, a partire dagli studi di Albert Einstein, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che spazio, tempo e materia hanno veramente avuto un inizio. La scienza del XX secolo, con imbarazzo, ha confermato il punto di vista biblico. Infatti, la grande scoperta in cosmologia è che gli esperti sono d'accordo che l'universo ha avuto un inizio. Essi lo chiamano singolarità. Tutta l'idea del Big Bang è che prima non c'era nulla e poi ci fu un'esplosione. Il fatto che l'universo sia finito, che abbia avuto un inizio, è un punto fondamentale, ma molto imbarazzante per gli evoluzionisti, perché solleva una questione a cui non sanno rispondere. Cosa accadde prima di quella singolarità? Il creazionismo ha sempre creduto in un universo finito. Nel primo versetto della Genesi leggiamo: «Nel principio Dio creò i cieli e la terra».
La Bibbia afferma che anche il tempo ha avuto un inizio. In Seconda Timoteo leggiamo: Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proprio proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. O letteralmente, prima che il tempo iniziasse. Stranamente la Bibbia spiega l'entropia. Nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito. Se l'universo non è iniziato con un'esplosione, l'unica altra alternativa è che sia stato creato. Un'alternativa che molti scienziati non vogliono prendere in considerazione. Quasi tutti gli scienziati cercherebbero di trovare semplicemente una spiegazione meccanica per la nascita delle stelle, delle galassie e del sistema planetario, senza alcun intervento di un creatore. Secondo me, hanno fallito miseramente. Se guardiamo al solo sistema planetario, essi hanno cercato di spiegare in diversi modi come sia nato senza alcun intervento da parte di Dio. Non ci sono riusciti. L'osservazione del sistema solare contraddice le teorie circa la sua formazione. La teoria più diffusa dice che il sistema solare si è formato da una nuvola interstellare di gas e polvere. Se il Sole, i pianeti e le lune derivano dalla stessa materia, dovrebbero avere le stesse somiglianze. Invece ogni pianeta è unico. Il Sole è per il 98% idrogeno elio, mentre la Terra, Marte, Venere e Mercurio hanno meno dell'1% di questa componente. Se il sistema solare è il risultato di un'evoluzione, allora tutti i pianeti dovrebbero girare nella stessa direzione. Ma Plutone e Venere girano all'inverso, mentre Uranio è appoggiato su di un lato e gira come una ruota. Tutte le lune del nostro sistema solare dovrebbero orbitare attorno ai loro pianeti nello stesso verso, ma almeno 6 hanno un'orbita al contrario. Inoltre le lune di Nettuno, Saturno e Giove orbitano in entrambe le direzioni. Se un pianeta fosse nato attraverso piccole collisioni, non potrebbe girare perché gli impatti sarebbero stati largamente autoannullanti. Eppure tutti i pianeti si muovono, alcuni più di altri. Lo sviluppo di un pianeta grande, gassoso e distante, come Giove o Saturno, pone un ostacolo insormontabile per gli evoluzionisti, perché i gas si dissipano rapidamente nel vuoto dello spazio e perfino stelle giovani, simili al nostro Sole, non hanno abbastanza idrogeno ed elio per formare un unico Giove. Gli scienziati non sanno spiegare perché 4 pianeti sono circondati da anelli, involucri di gas, ed ognuno sia così unico. Le teorie sull'origine delle lune sono altrettanto inadeguate. Gli elementi della Luna sono troppo dissimili da quelli della Terra. La sua orbita e le sue fasi evolutive mostrano chiaramente che è stata creata con la sua attuale orbita. Non ci sono prove che il sistema planetario sia venuto all'esistenza semplicemente attraverso processi meccanici. Tuttavia, quando gli scienziati hanno iniziato a guardare all'incredibile universo in cui vivevano, si convincevano sempre di più che c'erano elementi troppo ben strutturati per l'esistenza dell'uomo, delle molecole, della vita organica. Più osservavano, più si rendevano conto che noi, in effetti, viviamo in un universo che è stato disegnato in modo preciso e l'uomo ne è il centro. Se cercassimo di modellare l'universo, se provassimo a costruire un modello matematico che rifletta ciò che conosciamo, scopriremo ben presto che ci sono migliaia di parametri, i quali, se cambiati minimamente, renderebbero la vita impossibile. Scopriremo velocemente che se la Terra fosse un po' più vicino o un po' più lontano dal Sole, ci sarebbe più caldo o più freddo. Se girasse ad una velocità appena diversa e se le loro masse fossero appena diverse, ci sarebbe troppa o troppo poca atmosfera.
Se cercassimo di modellare tutto questo, scopriremo presto che tutti i parametri implicano un equilibrio incredibilmente delicato. Gli scienziati lo chiamano il principio atrofico, per significare che tutto ciò che conosciamo è stato magistralmente disegnato per l'uomo. La Terra è a una precisa distanza dal Sole. Ed è stato calcolato che se fosse solo il 5% più vicina, l'acqua degli oceani bollirebbe. Se fosse solo l'1% più lontana, gli oceani ghiaccierebbero. Questo ci dà un'idea di come viviamo sul filo del rasoio. La gravità della superficie della Terra è esatta. Con più gravità avremmo troppa pressione atmosferica, con meno non avremmo un'atmosfera. Lo spessore della crosta terrestre è essenziale. Il periodo di rotazione della Terra, l'interazione gravitazionale della Luna devono essere esatti. Tutto ciò contribuisce a rendere possibile la vita secondo il principio atrofico, prova schiacciante a testimonianza di un disegnatore. Gli scienziati non vogliono ammetterlo, perché l'esistenza di un progettista implicherebbe una responsabilità nei suoi confronti. Il fatto che la Terra sia stata studiata specificamente per la vita non è una sorpresa per gli scienziati creazionisti. La Bibbia ha dichiarato questo fatto migliaia di anni fa. In Isaia leggiamo: «Infatti così parla il Signore, che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la Terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata». Nel 1992, il fisico premio Nobel Arno Penzias ha detto: «L'astronomia ci conduce ad un unico evento, un universo creato dal nulla, con un equilibrio molto delicato, indispensabile per prevedere le esatte condizioni necessarie per permettere la vita, e con un progetto di base, si potrebbe dire, soprannaturale». L'astronomo Giorgio Greenstein afferma nel suo libro The Symbiotic Universe: «Osservando l'evidenza, un pensiero continua a venire alla mente. Deve esserci un agente soprannaturale all'opera. È possibile che all'improvviso, senza volerlo, ci siamo imbattuti in prove scientifiche dell'esistenza di un essere supremo? È stato Dio ad intervenire e a creare un universo così perfetto per noi? Più studiamo il cosmo, più le parole del salmista sembrano giuste. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode». Per quanto mi riguarda, non credo che la vita e tutti i pianeti siano venuti da un Big Bang. Credo che ci sia una potenza superiore lassù. No, non credo che ci sia un fattore dietro all'universo. No, credo che l'universo sia cominciato con il Big Bang. Credo che la Terra sia stata creata per la vita, perché tutto quello che abbiamo intorno, quello che ci serve per vivere, quello che ci serve per sopravvivere ed essere felici è intorno a noi. Non ci manca niente, il cibo, l'aria, abbiamo tutto quello che ci serve. Così qualcuno deve aver originato il tutto. Non è possibile che sia semplicemente accaduto per caso. L'evidenza mostra chiaramente che Dio ha creato l'universo e il sistema solare proprio per permettere la vita sulla Terra. Tuttavia, molti preferiscono credere nel Big Bang piuttosto che credere nel Dio della Bibbia. Nella prossima sezione esamineremo la possibilità che la vita sia scaturita spontaneamente da sostanze chimiche. L'evoluzione chimica della Terra primordiale ha prodotto la vita. Secondo il pensiero evoluzionista, tutta la vita, batteri, pesci, piante, animali e l'uomo, ha avuto luogo da composti chimici. La teoria che la vita sia iniziata da sostanze chimiche non viventi si chiama generazione spontanea.
Una delle leggi fondamentali della biologia è la biogenesi. La vita ha origine solo da una vita preesistente. Naturalmente, per un creazionista, questo non è certamente una sorpresa. Vita, la vita di Dio, è stata creata per riprodursi secondo la propria specie. Questo ha un senso per il creazionista, ma per l'evoluzionista c'è stato un periodo nel passato, quando non esisteva nessun tipo di vita, che in qualche modo sostanze chimiche si sono aggregate e hanno creato delle cose viventi. La generazione spontanea, appunto. Ci sono però degli enormi problemi da affrontare per dimostrare come un gruppo di composti chimici sia arrivato alla vita. Alcuni anni fa Stanley Miller fece un esperimento diventato famoso. Usò delle sostanze semplici come metano, ammoniaca, vapore acqueo. Li colpì con una scintilla elettrica per simulare i lampi che caratterizzavano l'atmosfera della Terra primordiale e in poche settimane ebbe degli aminoacidi, elementi essenziali delle proteine. Tutto ciò fu considerato quasi come la creazione della vita in provetta. Ho usato questo esempio quando insegnavo l'evoluzione, ma mi sono soffermato al resto delle prove e ci sono tre problemi in quel brillante esperimento. Primo, Stanley ha usato i materiali sbagliati. Secondo, ha usato le condizioni sbagliate. E terzo, ha ottenuto i risultati sbagliati. A parte questo, fu un esperimento brillante. L'esperimento di Miller dava per scontato un'atmosfera di metano e di ammoniaca, gas che non potevano essere presenti in gran quantità, perché l'ammoniaca sarebbe stata decomposta dai raggi ultravioletti e il metano si sarebbe dovuto trovare in sedimenti antichi di argilla, ma non lo è stato. Miller escluse l'ossigeno perché sapeva che esso avrebbe distrutto proprio le stesse molecole che cercava di produrre. Ma rocce ossidate trovate in scavi più profondi indicano la presenza di un'atmosfera ricca di ossigeno. La Terra non aveva un'atmosfera riducente, diciamo un'atmosfera di metano, ammoniaca e idrogeno, come suggerisce l'esperimento di Stanley Miller. Una tale atmosfera non è mai esistita, come la geologia insegna chiaramente. Ci sono solide evidenze che la Terra ha sempre avuto l'ossigeno nella sua atmosfera. Questo avrebbe assolutamente precluso una qualsiasi origine evolutiva della vita. Miller usò anche le condizioni sbagliate. Usò una scintilla elettrica per combinare le molecole di gas. Il problema è che la stessa scintilla che mette insieme gli aminoacidi li divide anche. Ed è più brava a distruggerli che a crearli. Il problema era che le stesse sostanze chimiche nella provetta sarebbero state separate proprio dalla stessa scintilla che avrebbe dovuto tenerle insieme. Miller, come biochimico, lo sapeva e così fece circolare i gas, richiuse le molecole che voleva usando un ben noto artificio biochimico. Ma questo sarebbe stato imbrogliare, perché avrebbe dovuto dire che così era cominciata la vita prima che ci fosse un disegno intelligente per preservare queste molecole da quella forza distruttrice in condizioni sbagliate. Così ottenne risultati sbagliati. Il prodotto principale dell'esperimento di Miller fu il catrame, un danno nelle reazioni organiche. Vennero prodotte anche tracce di diversi aminoacidi che formano le proteine negli organismi viventi. Il problema è che l'esperimento di Miller produsse aminoacidi destrorsi e sinistrorsi. Solo gli aminoacidi con molecola sinistrorsa formano le proteine della vita ed una sola molecola di struttura destrorsa impedisce la loro produzione. Quello che in effetti Miller produsse fu un miscuglio velenoso che avrebbe distrutto qualsiasi speranza di un'evoluzione chimica della vita. Potreste dire, ma se quello che hai appena detto è vero, che ne è di tutti gli evoluzionisti che credono in questo esperimento? Sorprendentemente, gli evoluzionisti sono d'accordo con me. Una volta ero presente a un dibattito alla San Diego State University. Come spettatore non facevo parte del dibattito, ma due miei amici, il dottor Henry Morris e il dottor Dwayne Gish, rappresentavano la posizione creazionista. E alla fine qualcuno del pubblico disse, signore e signori, abbiamo il privilegio questa sera di avere fra il pubblico il dottor Stanley Miller. Gish aveva appena spiegato perché l'esperimento Miller non poteva produrre la vita dalla non vita. Così quello spettatore chiese al dottor Miller, vorrebbe rispondere a quanto detto dal dottor Gish sui suoi esperimenti sull'evoluzione chimica? No, fu la risposta di Miller, perché lui stesso aveva smesso di crederci da decenni conoscendo gli stessi problemi. Direi questo, qualsiasi teoria sull'origine della vita sulla Terra o su quella degli altri pianeti è una favola. L'evoluzione insegna che l'energia, come i lampi o il calore, più la materia, può occasionalmente creare nuova vita. Tuttavia, l'intera industria alimentare si poggia sul fatto che questo non può accadere. Esaminiamo un barattolo di marmellata.
Contiene della materia ed è esposto alla luce e al calore, ma a meno che una vita esterna lo contamini, all'interno non troviamo nuova vita. Se la teoria dell'evoluzione fosse credibile, sottoponendo il barattolo all'energia, potrei occasionalmente avere alla fine nuova vita. Se andassimo in un negozio e aprissi un barattolo di marmellata, forse raramente dovrei scoprire all'interno della nuova vita. Ma se aprendo il barattolo scopro che non c'è nuova vita, ne sono contento. Forse questo esempio vi farà sorridere, ma speriamo che non lo dimentichiate, perché voi e io ogni anno facciamo miliardi di esperimenti. E questo da diverse centinaia di anni, e non abbiamo mai incontrato della nuova vita. Infatti, l'intera industria alimentare del mondo dipende dal fatto che non avviene nessun tipo di evoluzione. La tesi dell'evoluzione chimica diventa sempre più debole quando consideriamo che lunghe catene di specifici amminoacidi, tutte esattamente nella giusta posizione, sono necessarie per formare le proteine della vita. Peggio ancora, gli amminoacidi non si legano naturalmente per formare le proteine, ma tendono a decomporle. Le proteine possono essere lunghe 2 o 3.000 amminoacidi, sostanze chimiche molto complesse e molto simili a un programma del computer. Ogni amminoacido deve essere nella giusta posizione. Se uno è fuori posto, allora l'intera proteina è inutilizzabile, proprio come un programma del computer. Le improbabilità nascoste nel darwinismo cominciano prima ancora dell'inizio della vita. Come si è formata la prima molecola proteica? I teorici dell'informazione e i biologi molecolari hanno lavorato parecchio su questo argomento per investigare la probabilità di poter armeggiare con le proteine per vedere se possono o meno essere smontate e rimontate. Il lavoro dei due gruppi ha scoperto che la probabilità che una proteina possa nascere per caso è così minima da essere praticamente impossibile. Sarebbe possibile se si disponesse dell'eternità, ma i darwinisti non hanno l'eternità a disposizione. Il teorico dell'informazione, lo scienziato Hubert Jochi, ha calcolato, con la conferma del biologo Robert Sauer, che la probabilità che una proteina contenente 100 amminoacidi possa formarsi spontaneamente è inferiore ad una probabilità su 10 elevato alla 65esima potenza. Un evento così è talmente improbabile che potrebbe essere paragonato alla probabilità di vincere la lotteria con un biglietto trovato per strada e di continuare a trovare il biglietto fortunato ogni settimana per 1000 anni. Il problema della primissima forma di vita derivata da sostanze chimiche complesse è così immenso che nessun evoluzionista è stato mai in grado di risolverlo e rappresenta uno degli ostacoli più ardui per la teoria dell'evoluzione che io conosca. Anche se le proteine si formassero miracolosamente, ancora non saremo vicini a produrre la vita. Infatti, la più semplice cellula vivente richiede migliaia di particolari proteine per svolgere le sue funzioni vitali. Numerosi scienziati hanno cercato di calcolare la probabilità che la vita sia iniziata per caso. Sir Frederick Hoyle, matematico britannico, con l'ausilio di un supercomputer e l'assistenza di laureati, ha studiato l'eventualità dell'origine delle proteine di un'ameba, 2000 in tutto. Egli giunse alla conclusione che la probabilità che le proteine di un'ameba possano avere origine per caso è di 1 su 10 elevato alla 40.000esima potenza. La probabilità di 1 su 10 alla 40.000esima potenza è assurdamente piccola. Per illustrare ciò, si consideri che la probabilità di afferrare uno specifico atomo dall'intero universo è di 1 su 10 alla 80esima potenza. Al termine di questi calcoli, Sir Frederick Hoyle ha affermato: la probabilità della formazione della vita dalla materia inanimata è di un numero seguito da 40.000 zeri. Ciò è sufficiente per seppellire il darwinismo e tutta la teoria dell'evoluzione. Non c'è stato brodo primordiale, né su questo pianeta né in un altro,
E se l'inizio della vita non è avvenuto per caso, allora deve essere il prodotto di un'intelligenza già esistente. Possiamo provare matematicamente che l'evoluzione è semplicemente un bluff e che non è potuta avvenire. Richard Dawkins, ad esempio, uno degli eminenti evoluzionisti, nel suo libro L'orologiaio cieco, riconosce che il nucleo di ogni cellula vegetale, animale o umana ha una quantità di dati più grande dei 30 volumi dell'Enciclopedia Britannica. Tutta la vita, vegetale, animale e umana, è composta da cellule. Ogni cellula è una città in miniatura che esplica tutte le funzioni necessarie alla vita. La membrana della cellula è autorinnovante ed è formata da speciali proteine che controllano sia l'esterno della cellula sia la selezione delle molecole che possono attraversarla. Queste proteine funzionano come pompe di servizio e controllano l'ingresso delle sostanze nutritive e l'espulsione di quelle di rifiuto. La parte interna di una cellula è di una complessità impressionante. Ad esempio, il reticolo endoplasmatico è una rete di canali sottilissimi lungo i quali ci sono corpuscoli sferici, chiamati ribosomi, che sono delle vere e proprie fabbriche delle proteine. I ribosomi producono molti tipi di specifiche proteine, mentre il reticolo endoplasmatico le indirizza in precise destinazioni. L'apparato di Golgi trasporta le proteine alla membrana esterna, mentre i lisosomi agiscono da organi digestivi che decompongono e riciclano le macromolecole in strutture cellulari ancora servibili alla cellula. I mitocondri sono le centrali energetiche di respirazione della cellula. Infatti producono il carburante per compiere i suoi processi vitali. Il nucleo contiene la centrale operativa che dirige l'attività della cellula. All'interno del nucleo troviamo i cromosomi che contengono il DNA molecolare, una biblioteca con tutte le informazioni in codice necessarie alla vita. Miliardi di istruzioni sono codificate in questa molecola che individua e corregge gli errori e infine si autoriproduce. Solo se tutte queste strutture fossero create simultaneamente, la cellula potrebbe funzionare. Ad esempio, per produrre il DNA, una cellula ha bisogno di oltre 75 diversi tipi di proteine, ma queste proteine sono prodotte solamente sotto la direzione del DNA. L'unica soluzione a questo dilemma è la creazione. La probabilità che il DNA possa produrre proteine dall'origine della sua stessa struttura molecolare è così assurda come fare 13 con due dadi. Non esistono le premesse, per cui la probabilità è uno zero assoluto. L'evoluzione insegna che i batteri furono le prime forme di vita a scaturire da composti chimici. Molti batteri si muovono spinti da una specie di motore in miniatura chiamato flagello. Questi motori reversibili ed estremamente efficienti ruotano fino a 100.000 giri al minuto. Il motore del batterio è simile a quello elettrico. Ha un filamento che funziona come un'articolazione universale, formata da una parte fissa chiamata statore, una mobile chiamata rotore e da un albero motore con ramificazioni. Ogni parte del motore deve funzionare, altrimenti il batterio muore. I batteri possono muoversi, fermarsi e cambiare direzione e velocità. Perciò devono avere sensori sofisticati, interruttori e meccanismi di controllo, tutti estremamente miniaturizzati. Infatti 8 milioni di questi motori entrano comodamente in una sezione trasversale di un capello umano. I batteri sono piccoli, ma non certo semplici. Penso che probabilmente l'anello più debole di tutta la teoria dell'evoluzione sia l'idea che l'origine della vita provenga da sostanze chimiche inanimate. È probabilmente più facile ottenere una persona partendo da una cellula che da sostanze chimiche arrivare alla vita. Il divario è incredibilmente enorme. Sono convinto che la vita è così complessa, così perfettamente strutturata, che dove esiste è stata creata da Dio. Non è possibile che sia avvenuta per processi naturali. La vita ha origine da un creatore e quel creatore ci dice che lui ha creato la vita sulla Terra. È così incredibilmente complessa che deve per forza essere stata creata. Credo che l'umanità si sia evoluta allo stadio attuale da organismi monocellulari. È la selezione naturale, come dice la teoria di Darwin. Non credo che ci sia stato alcun intervento divino.
Io penso che l'evoluzione sia una teoria piuttosto dimostrata. Io non credo in un ordine superiore, semplicemente perché non ho prove concrete. E fino a che qualcuno mi provi il contrario, avrò un'avversione per la religione organizzata e continuerò a credere all'evoluzione chimica. Nessuna forma di vita è semplice e questo dimostra l'opera di un architetto. Gli scienziati lo sanno, ma molti di essi credono nell'evoluzione chimica piuttosto che dover rendere conto al creatore Dio della Bibbia. Nella prossima sezione esamineremo la posizione evoluzionista, la quale sostiene che la vita semplice si è evoluta in vita complessa. Dando per scontato che la vita sia apparsa sulla Terra miracolosamente, è possibile che da una singola cellula vivente si arrivi a forme così complesse come le piante e gli animali che vediamo oggi? L'idea di Darwin era proprio che tutto, qualsiasi cosa vivente sulla Terra, si può far risalire ad un comune progenitore. I darwinisti credono che tutta la vita terrestre di qualsiasi specie si sia evoluta per mezzo del processo della spontanea mutazione genetica, accompagnata dalla selezione naturale o sopravvivenza del più forte. Il fatto sorprendente è che nonostante la teoria sia stata accettata universalmente da oltre un secolo, non ci sono assolutamente prove dirette per sostenerla. Darwin ha sollevato l'evidenza della diversa grandezza dei fringuelli, piccoli, grandi, medi. C'erano fringuelli con becchi grandi, becchi spessi, becchi lunghi e becchi sottili. Darwin ha affermato che questi becchi erano la prova dell'evoluzione. In realtà questi becchi erano il risultato di una variabilità genetica che esisteva già in questa popolazione di uccelli. Se prendiamo due fringuelli di media grandezza con dei becchi di media grandezza e li alleviamo, avremo alcuni fringuelli con dei becchi piccoli, altri con dei becchi più grandi. Col tempo questi fringuelli andranno in ambienti diversi e allora i becchi diventeranno della misura necessaria per quell'ambiente, diventando così predominanti. Il punto è che la capacità di adattare becchi piccoli, medi o grandi era già insita nei geni della popolazione genitoriale dei fringuelli delle Galapagos e la differenza ambientale è stata determinante per la loro attuazione. Non c'è stata la creazione di informazioni uniche e nuove. Il guaio è che tutti questi fringuelli si incrociano fra di loro e questa è la prova biologica di appartenenza a una specie. Due creature che si accoppiano e producono piccoli vivi e fertili vengono considerate della stessa specie e tutti i fringuelli delle Galapagos hanno queste caratteristiche, per cui non ci sono specie diverse. Se l'evoluzione fosse vera, non dovremmo preoccuparci dell'estinzione delle specie perché se ne creerebbero delle nuove. Invece non abbiamo nuove specie, ma al contrario assistiamo al deterioramento e alla scomparsa di molte forme di vita. Charles Darwin teorizzò che dando a un certo animale un tempo sufficiente, esso potrebbe evolversi in un altro. E questa è la base dell'albero genealogico evoluzionista della vita insegnato in biologia. Darwin stesso però riconobbe la mancanza di fossili di transizione negli strati rocciosi. Infatti, quando scrisse a proposito degli anelli di congiunzione, affermò: «La geologia, per certo, non rivela una tale catena organica perfettamente graduata, e questa è la più ovvia e seria obiezione che si possa fare contro la mia teoria». Il problema principale nel darwinismo è di trovare delle chiare prove fisiche. Dove cercheresti queste prove? Beh, senz'altro nelle rocce, nei sedimenti rocciosi, nei fossili. I fossili vengono collezionati da centinaia di anni, da secoli. In ogni università e in ogni museo del mondo ci sono miliardi di fossili, ma non risultano specie intermedie. Se osserviamo a un qualsiasi strato, troviamo un solo tipo di fossile. Se guardiamo allo strato superiore, ne troviamo un altro di tipo diverso. Quello che non troveremo è un cambiamento graduale. Una delle prove maggiori della creazione si trova nei fossili. Ad esempio, nelle cosiddette rocce cambriane troviamo un vasto assortimento di fossili di invertebrati, molluschi, lumache, meduse, vermi, brachiopodi, trilobiti e altri invertebrati molto complessi. Ma da nessuna parte sulla faccia della Terra qualcuno ha mai trovato un fossile che sia stato progenitore di uno di questi complessi invertebrati. Proprio questo singolo fattore demolisce la teoria dell'evoluzione.
Gli evoluzionisti affermano che questi invertebrati, a loro volta, si siano evoluti invertebrati come i pesci. Però negli ultimi 150 anni gli scienziati hanno portato alla luce miliardi di fossili di invertebrati e divertebrati e non hanno trovato una singola forma di transizione. Qualsiasi grande specie di pesci di cui siamo a conoscenza appare completamente formata. Gli evoluzionisti sono al corrente che non c'è traccia di antenati né forme di transizione che colleghino questi gruppi l'uno all'altro. Ora, se non abbiamo antenati per i pesci vertebrati e neppure per gli invertebrati, vuol dire che l'evoluzione è impossibile. Uno studio sulla sedimentazione geologica conferma che i principali gruppi di animali appaiono all'improvviso e completamente formati. Ad esempio, esiste un'enorme varietà e complessità nel mondo degli insetti. Tuttavia, gli evoluzionisti non offrono prove convincenti che gli insetti si siano evoluti da un comune antenato. Lo stesso problema esiste per la stragrande varietà degli anfibi, dei rettili e dei mammiferi. L'albero evoluzionistico della vita non ha né tronco né rami. Perciò tutti i presupposti anelli intermedi sono solo cieche speculazioni. A volte i darwinisti tirano fuori degli esempi di ciò che chiamano transizione. Credo che l'esempio più conosciuto sia l'Archaeopteryx, mezzo dinosauro, mezzo uccello. Il guaio è che se esaminiamo il dinosauro che dovrebbe essersi evoluto, troviamo che nessun tipo di dinosauro ha una clavicola e gli uccelli invece hanno tutti uno sterno carenato che sostiene i muscoli pettorali atti a muovere le ali. Nel passato è stato affermato che l'Archaeopteryx altro non era che un rettile pennuto. Beh, ancora non ho visto un rettile al quale si possano incollare un po' di piume e che con una spintarella alla coda voli. No, l'Archaeopteryx volava, aveva le ali e non era certo un rettile pennuto. Infatti ho qui sotto mano un articolo pubblicato nel marzo del 96 nel giornale di paleontologia dei vertebrati, nel quale l'autore dice: le caratteristiche ornitologiche del cranio dimostrano che l'Archaeopteryx è un uccello, piuttosto che un archeosauro pennuto non adatto al volo. L'anello mancante più importante di tutti, naturalmente, è quello fra una scimmia e l'uomo. Questo è l'anello mancante che più ci interessa, se mai lo trovassimo. A sentire i darwinisti, però, si potrebbe pensare che ne siano stati trovati in abbondanza, ma la verità è che questi anelli non esistono affatto. Tutti i fossili trovati fino ad ora sono stati classificati, riclassificati come umani o come primati, e l'anello mancante è ancora mancante. Ho studiato per anni questi cosiddetti anelli mancanti fra l'uomo e la scimmia e ho scoperto che ogni singolo anello non è collegato affatto. Ad esempio, l'australopiteco, lo scheletro di Lucy, altro non è che solamente il 40% dello scheletro di una scimmia non molto grande e nessun osso di esso prova che abbia mai camminato in posizione eretta. La cosa interessante è che presentano Lucy con delle caratteristiche umane, come la posizione eretta, mani e piedi simili a quelli umani. Non so da dove i ricostruttori di fossili abbiano preso questi dati, perché dai rapporti di Randall e Sussman si evince abbastanza chiaramente che Lucy aveva mani e piedi lunghi e ricurvi, addirittura più lunghi e più curvi di alcuni scimpanzé. Diversi autorevoli anatomisti sono arrivati alla conclusione che l'australopiteco, il genere a cui Lucy appartiene, è semplicemente un tipo di scimmia estinto e non ha niente a che fare con l'uomo. Se analizziamo il cosiddetto anello mancante, scopriremo una serie di frodi, inganni e speculazioni. Ad esempio, l'uomo di Nebraska con tutta la sua famiglia è stato ricostruito cominciando dal dente di un maiale. L'uomo di Piltdown è oggi universalmente considerato come una grande burla. Infatti è formato da una mascella di scimmia e da un teschio umano falsificato per sembrare vecchio. I neandertaliani erano persone normali, afflitte da artrite, rachitismo o sifilide. I Ramapithecus, i Gigantepithecus e gli Zianthropus erano dei gorilla, mentre l'uomo di Heidelberg e di Cro-Magnon erano umani.
Così, nonostante le affermazioni fuorvianti degli evoluzionisti, l'anello mancante è ancora mancante. Una delle teorie più divertenti in circolazione oggi è che il DNA dell'uomo e dello scimpanzé siano identici al 98,3%. Come genetista trovo questo molto umoristico, perché neanche voi siete così identici a voi stessi. Infatti i geni che avete ereditato da vostra madre e i geni che avete ereditato da vostro padre sono, nella media, al massimo simili solo per il 93%. Gli scienziati affermano che l'emoglobina di uno scimpanzé è uguale per il 98% a quella di un essere umano. Quello che non dicono è che ci sono molti altri organismi, incluse le muffe del terriccio fangoso, i quali hanno l'emoglobina molto simile a quella dell'uomo. Se vogliamo, l'uomo e lo scimpanzé hanno molte cose in comune. Respirano la stessa aria, hanno muscoli ed ossa, digeriscono nello stesso modo. Se siamo stati creati dallo stesso Dio, è normale che abbiamo molte similarità. Supponiamo per un momento che ci sia del vero in quella percentuale, anche se non so proprio da dove sia spuntata. Ed esaminiamo una nuvola, una medusa e un'anguria. Sono tutte composte per il 98% di acqua. Usando la logica degli evoluzionisti non c'è differenza fra la nuvola, la medusa e l'anguria. Ma quel semplice 2% fa un'enorme differenza fra l'uomo e lo scimpanzé. Nel primo capitolo della Genesi leggiamo che Dio ha creato tutte le cose viventi secondo la loro specie per riprodursi e riempire la terra. Questo è precisamente quello che vediamo. Se, come dicono gli evoluzionisti, un rettile si è evoluto in un uccello, con chi si sarebbe accoppiato quell'uccello? Inoltre, tutte le forme intermedie sarebbero state inevitabili. Che scopo avrebbe una mezza ala o un mezzo becco? Tutti gli animali hanno organi complessi necessari per la loro sopravvivenza. Ad esempio, i delfini e i pipistrelli hanno un sofisticato sistema radar che usano per trovare il cibo. Se questi efficienti radar non fossero completamente funzionanti, essi morrebbero. Le prove scientifiche della creazione sono schiaccianti, mentre gli evoluzionisti sono costretti ad ammettere che, secondo la loro prospettiva, sia per l'origine della vita, sia per quella dei principali gruppi di animali, le prove rimangono sconosciute. La complessità del nostro corpo probabilmente non è il prodotto di un'evoluzione. O forse sì. È difficile decidere quale delle due sia vera. To me, again, it takes more faith to believe that. Secondo me ci vuole fede anche a credere che tutte queste perfette condizioni si siano verificate al momento giusto per permettere la comparsa della vita. Anzi, forse occorre più fede a credere a questa spazzatura che credere in un Dio straordinario, il nostro creatore. Gli evoluzionisti stanno cercando disperatamente di sostenere la loro improbabile teoria, piuttosto che riconoscere il Dio creatore della Bibbia. Nonostante ciò, le prove a sostegno della creazione sono in continuo aumento. Ma come possiamo sapere che il Dio della Bibbia è il creatore? Nel XX secolo le prove scientifiche hanno dimostrato che lo spazio, il tempo e la materia sono finiti. E questo ci dice che il creatore, come insegna la Bibbia, è un essere infinito, trascendente, ossia indipendente dallo spazio e dal tempo, ma che può agire all'interno della nostra dimensione spazio-temporale. Nessun altro libro sacro parla di un tale creatore. Se consideriamo qualsiasi altro libro religioso, troveremo che tutti presentano e presumono un universo tridimensionale e un Dio tridimensionale. È sorprendente notare che soltanto la Bibbia, nella sua unicità, presenta un Dio trascendente. Per anni, gli astronomi hanno creduto che intorno alla Terra ci fossero 6.000 stelle, finché non è arrivato Galileo con il suo telescopio. E immediatamente gli scienziati si sono resi conto che le stelle del firmamento sono innumerevoli. Miliardi di galassie, miliardi di stelle in queste galassie, innumerevoli corpi celesti, proprio come Dio aveva detto ad Abramo tanto tempo fa, nel primo libro della Bibbia, la Genesi. Attraverso tutta la Bibbia troviamo riferimenti all'universo fisico che solo recentemente gli scienziati hanno scoperto.
Ad esempio, nel libro di Giona leggiamo: le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. In questi versetti è detto che ci sono montagne sul fondo dell'oceano. Gli scienziati lo hanno scoperto solo nel XX secolo. Nel libro di Giobbe, egli proclama che Dio ha sospeso la terra nel nulla. Molti libri sacri dichiarano che la terra si posa sulla schiena di una tartaruga o di un elefante o è sostenuta da Atlante. Solo la Bibbia afferma quello che oggi sappiamo essere vero. In Ebrei, al capitolo 11, verso 3, leggiamo: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Solo recentemente gli scienziati hanno scoperto che ogni cosa nell'universo è formata da particelle subatomiche che in effetti sono invisibili a occhio nudo. Certamente questi autori erano ispirati dal creatore dell'universo. Molte altre verità scientifiche sono state rivelate nella Bibbia secoli prima che l'uomo le scoprisse. Ad esempio, la fissione atomica, le correnti oceaniche, il ciclo dell'acqua, le correnti aeree, i dinosauri e le stelle incalcolabili. Sappiamo che quando Colombo intraprese il suo viaggio alla scoperta dell'India, arrivò in America. Quando partì, si nutrirono seri timori che sarebbe arrivato ai confini della Terra e sarebbe precipitato nel nulla. Se avessero letto la Bibbia, avrebbero saputo che Isaia parla della rotondità della Terra. Sfido chiunque a trovare errori scientifici nella Bibbia. Non ce ne sono. Trovo affascinante che più conosciamo la Bibbia e più scopriamo che essa ha anticipato la scienza moderna. Come cristiani possiamo credere nella creazione e nelle leggi scientifiche allo stesso tempo. Come scienziato preferisco maggiormente credere in una teoria che dimostra con prove tangibili quello che possiamo osservare nella realtà. Sempre quando studiamo, quando osserviamo, notiamo che la scienza conferma la parola di Dio. Voglio sfidare tutti coloro i quali dichiarano che la Bibbia è piena di leggende a studiarla con una mente aperta, perché scopriranno che dice soltanto verità. A question of origins. Sulla questione delle origini abbiamo esaminato le prove. Adesso sta a voi come individui fare una scelta. Nel primo capitolo dei Romani, la Bibbia ci dice che le prove della creazione di Dio sono così evidenti dalle cose che ha creato che se rifiutiamo queste prove siamo senza scuse. In Colossesi, nel primo capitolo, la Bibbia ci dice chi è questo creatore. Non solo ha creato tutte le cose, ma con la sua morte sulla croce al Calvario ci ha redento dai nostri peccati. Il creatore è il Signore Gesù Cristo. Vuoi ammettere che sei stato creato da Dio e riconoscere che a causa del tuo peccato sei separato eternamente da Gesù Cristo, il tuo creatore? Vuoi accettarlo per quello che Egli è, quale tuo personale Salvatore e Signore? Sarebbe la scelta più grande della tua vita, che potrai fare oggi in vista della tua eternità.